Sono Melissa e volevo approfittare di questo momento, di questa location abbastanza normale direi, in quanto non sono a casa, però nei prossimi video capirete il perché. Allora, io innanzitutto sono Melissa e ho 17 anni e vivo a Torino e ho fatto la scelta di aprire questo canale con questo nome appunto Glenn Carol per un motivo a me molto caro, ovvero Glendal, è il soprannome che mi porto da 3 anni ormai, sì, 3 anni e mezzo, e ha una nascita abbastanza bizzarra, in quanto è il nome d'allevamento di uno dei miei 4 cani, e perché appunto si chiama Dexamore Glendal, e ho iniziato ad usare questo nome, appunto Dexamore Glendal, come firma, per quello che io scrivevo, perché a me piace scrivere, e soltanto che a lungo andare ho deciso di utilizzare Glendal proprio come soprannome per essere me stessa, ovvero la vera parte di me. Quindi niente, ho deciso di adottare questo nome piuttosto che un altro, e invece Carol arriva da Lewis Carroll, che è praticamente lo scrittore di Alice nel Paese delle Meraviglie. E questa scelta è dovuta anche dalla persona che comunque mi ha aiutato a creare la sigla di questo canale, e che appunto è un discorso particolare questa persona. Comunque vabbè, è stato Federico. Federico mi ha aiutato ad aprire questo canale, ma la scelta di Carol non è stata casuale, ma semplicemente perché io e lui abbiamo appunto questo genere di rapporto un po' particolare che ci porta ad essere io per lui Alice e lui per me il cappellaio matto. Quindi di conseguenza abbiamo deciso di ho deciso di adottare questo cognome, che è appunto quello dello scrittore di Alice nel Paese della Meraviglia, per caratterizzarmi, perché comunque lui fa parte della mia vita e mi ha caratterizzata, e questo genere di rapporto anche che io ho con lui mi crea un po' una dipendenza, e comunque ho notato delle somiglianze tra come sono io e come sono io con lui, con Alice e col cappellaio matto, anche se inizialmente era un po', diciamo, come dire, era un po' per giocare questa cosa di Alice e il cappellaio matto, per vari motivi. Poi successivamente è diventata una cosa abitudinaria tra me e lui, e quindi essendo che io e lui abbiamo un bellissimo rapporto nonostante tutto, e comunque io sento Alice parte di me e il cappellaio matto pure, ma è una cosa che comunque mi continuerei a portare anche se dovesse succedere qualcosa che possa chiudere questo rapporto che appunto ho con lui, tanto da appunto dedicare un pezzo del mio canale anche a questa persona che comunque mi è sempre stata accanto e a me ci tiene molto. Detto questo, posso dirvi più o meno di cosa si tratterà sul mio canale. Sul mio canale si tratterà per esempio di ricostruzioni unghie, in quanto io le faccio, di comunque video, non direi proprio sfogo, però dei video in cui parlo di me stessa piuttosto che parlo di quello che penso, e video in cui magari, non lo so, faccio uno dei miei trucchi che sono belli sì, ma non su di me, perché comunque non riesco mai a farli su di me come vorrei, però più o meno siamo lì. Magari per esempio video sui capelli, magari non solo sui miei, in quanto anche se non sono parrucchiera, ho una migliore amica parrucchiera, ma sfrutto un po' lei e le mie conoscenze base per riuscire a fare pieghe per esempio su mia cognata. E niente, poi magari potrei fare anche qualche video con i miei cani,
che magari vi presenterò a breve. Tra l'altro ne ho uno che mi sta girando qua sotto, Non lo so, magari se può interessare qualche giornata particolare, perché ogni tanto ne ho, di vlog e niente. E comunque ci tenevo a precisare che volevo aprire questo canale da anni, cioè più o meno saranno 3-4 anni che volevo aprire questo canale, soltanto che non sono mai riuscita ad aprirlo in quanto non avevo gli strumenti giusti per poterlo fare e non avevo neanche le conoscenze base per riuscire a gestire tutto ciò e non avevo la voglia di avere costanza su questa cosa, come magari ce l'ho adesso, cercando di mettermi davanti a una videocamera, parlando e spiegandomi un po' come sono o come non sono. E niente, io direi che per fare un intro è abbastanza, quindi io direi che ho finito. Alla prossima, grazie per aver seguito il video.